banche premier, noi andremo a intercettare tutti questi macro trend che stanno cambiando l'industria e diventeremo in modo abbastanza naturale i leader di riferimento verso la clientela. Questo è abbastanza un unicum sul mercato. Mediobanca Premier nasce sull'eredità di Chebanca, che ormai ha raggiunto i 40 miliardi di raccolta. Nel prossimo triennio, col piano industriale One Brand One Culture, prevediamo di crescere fino a 50 miliardi. Lo faremo attraverso un'intensa attività di recruiting su banker e consulenti finanziari che apprezzano un modello assolutamente distintivo che crescerà grazie all'integrazione con il gruppo Mediobanca e il Corporate Investment Banking in particolare. I clienti che in questi anni hanno seguito la crescita, il riposizionamento di Chebanca, oggi sono principalmente nel segmento Premier, che appunto abbraccia affluent e private, un quinto dei quali sono imprenditori, quindi le opportunità sarà di poter servire una domanda crescente di prodotti e servizi grazie proprio all'esperienza di questo gruppo. Oggi Mediobanca Premier parte con 1100 professionisti, circa la metà appartengono alla rete di consulenti finanziari e metà invece sono banker dipendenti. I nostri obiettivi di crescita sul triennio sono di reclutare 250 nuovi professionisti e quindi su entrambe le reti e continuare questo percorso di crescita, atterranno quasi 1500 consulenti e banker a fine piano. È un mercato importante per dimensione del mondo gestito, ma anche per l'evoluzione che si ha sui clienti, la crescente consapevolezza dei clienti, necessità di sofisticazione, necessità di personalizzazione. Sull'eredità di Chebanca, quindi sulla capacità di sviluppare piattaforme digitali, servizio sugli investimenti per i propri clienti, perché questo va riconosciuto ed è testimoniato da tutte le indagini di soddisfazione della clientela, Mediobanca Premier costruirà su questo, cioè aggiungerà a questo l'accesso a tutte le eccellenze del gruppo, a tutta la competenza non solo sul mondo degli investimenti, ma sul mondo dell'impresa, sul tema successioni, patrimoniali, e quindi i clienti avranno un ventaglio di prodotti e servizi anche più ampio. Il nostro piano si chiama One Brand One Culture. Perché? Perché crediamo che questo heritage, questa cultura che la banca conserva sia uno, se non l'asset fondamentale che noi abbiamo, cioè la reputation, il modo di fare le cose, il senso di trust che le persone che hanno a che fare con noi nel tempo sviluppano e mantengano. Un punto di vista abbastanza diverso di vedere il mercato, perché non partiamo come altre case, seppur di successo, dai prodotti, e quindi lavoriamo sul paradigma marketing anni 80, cosa, come, a chi, che è il modo in cui si guarda partendo da un prodotto che va in qualche modo veicolato ai clienti, ma noi partiamo da un cliente che è il centro della nostra attenzione, una serie di prodotti che possiamo fornire e delle soluzioni che diamo. Racconto nei prossimi 5 anni a un passaggio generazionale, a un passaggio di mano. Architecture, cioè da un punto di vista d'offerta, noi lavoriamo a stretto contatto con tutto, in particolare col mondo dell'asset management, proprio nella selezione e nella strutturazione della nostra offerta.